Ciao a tutti e ben ritrovati. Finalmente hanno riaperto le gabbie, speriamo definitivamente, e quindi ritornano i nostri video in esterna con gli amici per la rubrica Tic Tac Club. Voglio iniziare oggi una piccola serie che si intitolerà I battenti dello zio Paul. Allora, lo zio Paul ce l'abbiamo qua giù, questo è lo zio Paul. E i battenti nel gergo emiliano sono coloro che battono il tempo, chiaramente, gli orologi. Poi una volta che vedrete che razza di pezzi ha lo zio Paul, capirete che sono battenti di nome e di fatto, nel senso che li puoi anche tirare in testa uno. E lo ammazzi. Come oggetti contundenti. Quindi molto bene, allora di cosa parleremo? Come sapete io non tratto l'orologeria moderna, l'orologeria contemporanea, sono più che altro votata alla tecnica e al vintage, ma mi avvarrò di un grosso collezionista e quale lo zio Paul per fargli raccontare con le sue parole un po' di orologeria contemporanea, ma non tanto sull'aspetto nozionistico, sull'aspetto le schede tecniche, anche perché poi saranno pezzi che avrete già visto praticamente ovunque, pezzi di cui se ne sarà già parlato a bizzeffe, ma voglio fargli raccontare più che altro le sue sensazioni, le sue esperienze di acquisto, perché ha scelto un determinato modello piuttosto che un altro, e poi peripezie varie di acquisto, di eventuali attese, eccetera eccetera, quindi un po' tutto ciò che sta attorno all'acquisto di un orologio e le sensazioni relative ai propri acquisti. Dopodiché nella fase finale del video interverrò io con un'alternativa vintage, che sarà o un modello vintage però sempre inquadrato nella tipologia dell'orologio che ci farà vedere lo zio Paul, quindi diciamo così l'alternativa vintage, oppure addirittura lo stesso modello che vedremo in chiave moderna lo andrò a proporre in chiave vintage, quindi l'antenato, diciamo così. Quindi molto bene, dopo questa piccola premessa che ho voluto fare, diamo spazio al nostro Paul che ci racconterà il primo battente. Allora, eccoci qua, il pezzo di oggi, il battente di oggi è un orologio abbastanza raro, nel senso che fino a 2 mesi fa non esisteva, se non la versione vintage degli anni 60-70, ed è un Aquastar Deep Star, che è questo orologio qui che vedete al mio polso, una riedizione del celebre Deep Star usato dai pionieri della subacquea, e questa è una riedizione che è stata fatta in edizione numerata di circa 1200 esemplari, dopo lì non è ben chiaro in quale maniera, comunque dovrebbero essere 1200 esemplari in 4 colorazioni diverse. Dunque, questo è un orologio molto particolare perché innanzitutto si tratta di un cronografo diver, particolare nell'aspetto perché ha un contatore molto grande ad ore 3 dove riporti minuti, e invece un contatore continuo solo per dimostrare che l'orologio funziona ad ore 9, che non è di nessuna utilità, anche se il calibro incassato ha il fermo macchina, però non essendoci nessun riferimento, questo lo dico per tutti i malati del fermo macchina. Questo è un orologio che io ho visto solo su carta, solo sul monitor di un computer, perché non esisteva, non si poteva vedere, è stato un progetto dove si è avuto l'accesso e poi si è potuto prendere circa 3 mesi prima ad avere l'orologio in mano, perché il termine era la fine del 2020, quindi è stato un po' un salto nel buio, non si sapeva come poteva vestire l'orologio, ovviamente si sapevano le dimensioni ma non si aveva idea di come poteva stare al proprio polso. Infatti si tratta di un orologio abbastanza grande e abbastanza spesso. Questo è dovuto anche al calibro che incassa, che è un calibro personalizzato con ruota colonne della Jouperet, che devo dire funziona molto molto bene. Quindi comunque la base è sempre un 77-50 e quindi l'orologio è un orologione. Con modifiche? Con modifiche, ruota colonne, varie decorazioni, il fondello risulta chiuso,
con la forma stella per aprirlo con ogni strumento, come era nel vintage. Il cinturino è un Tropic originale, come era allora. Raccontiamo un po' delle tue esperienze proprio di acquisto, quindi tu cosa hai fatto? Io sei andato sul sito, ti sei prenotato? Io sono andato sul sito, l'ho visto, ho guardato le immagini, non comunque avevano consegnato ancora orologi quando io ho fatto l'acquisto, quindi non si poteva vedere se non su qualche video in internet. E dopo circa 3 mesi di attesa, dopo il pagamento, mi è arrivato a casa l'orologio. Quando hai saldato? Hai mandato un acconto subito e il saldo poi? Io ho mandato un acconto subito di, mi pare, $900 e poi dopo c'è stato il saldo circa un mese prima che l'orologio mi arrivasse. Quindi ho saldato a circa metà febbraio. Ecco, però non avevo idea di quello che mi stava per arrivare. Io sono venuto a conoscenza dell'orologio perché guardando in giro se ne parlava, sui vari forum parlavano di questa riedizione che doveva uscire già da svariati anni, e quindi io mi sono orientato su questa tipologia, essendo amante dei crono, essendo amante dei diver e comunque ritenendo questo un pezzo molto particolare, che ritengo anche non essere adatto a tutti, un po' per le dimensioni, un po' perché comunque è un orologio che è un oggetto particolare, un marchio particolare, e fa parte di un brand che ha prodotto solo questo, è stato fermo per tantissimi anni. Quindi se uno mi dovesse chiedere compreresti un orologio del genere, nella mia condizione dico assolutamente sì, perché ne ho tanti altri, ma se fosse il primo orologio importante da prendere in considerazione, o uno è innamorato, altrimenti è un oggetto molto di nicchia, mettiamola così. Sì, è un oggetto. E per il collezionista che vuole, sì, magari chiudere una collezione con qualche pezzo un po' meno visto. Sì, sono orologi che io definisco un po' esotici, nel senso che è difficile che incontri un'altra persona che lo abbia. Da collezionista evoluto, mettiamola così. E feedback al polso invece? Ma a me veste molto bene. Innanzitutto specifichiamo che polso hai, perché io ho un polso da 19, direi, adesso 18 e mezzo, 19. Orologio abbastanza grande, però veste bene, molto comodo. Il cinturino Tropic lo aiuta tantissimo. Se fosse stato braccialato sarebbe stato un orologio molto impegnativo da portare, invece così risulta secondo me assolutamente gradevole. E lo spessore, che è una cosa che spaventa un po', più che altro quanto non puoi provare un orologio, quindi non hai a disposizione dell'orologio di prova presso un negozio, una boutique, e conoscendo un po' l'andazzo dell'orologeria attuale per quanto riguarda gli spessori dei cronografi, è un dettaglio che spaventa un po'. Questo orologio è spesso, io credo sia 15,5-16 mm più o meno. Comunque non è così impegnativo quanto, per fare un paragone, un Tudor Black Bay, perché hanno reso la cassa in un modo dove il fondello è sporgente ma è mascherato dalle anse che sono un po' spioventi, e quindi questo lo rende molto più gradevole al polso, non dà l'effetto tombino. Sicuramente è un orologio importante, è un orologio 200 metri, un cronografo, il vetro è abbastanza bombato, però risulta essere meno spesso di quello che è un Black Bay, perché comunque la carrure è più sfinata. Dissimula un po' lo spessore, sì, totale. Molto bene, a far da contraltare all'Aquastar dello zio Paul, io ho portato un cronografo, un Chrono Diver, nella fattispecie vintage, ovvero questo Vetta col Valjoux 23. Ora andiamo a vederli insieme. Dunque, questo si tratta di un Vetta Chrono Diver con la ghiera in bakelite, come era in uso all'epoca, del 1968. Come possiamo vedere, innanzitutto i diametri sono completamente diversi. All'epoca un orologio di queste dimensioni era assolutamente anacronistico, diciamo. E i diametri che andavano per la maggiore erano tra i 36-37, anche se ne sono visti di diver, fino ad arrivare a 40. Oltre il 40 erano casi molto rari. Questo nella fattispecie un 38, anche se sembra un po' più piccolo per via della ghiera. Chiaramente, essendo un carica manuale, lo spessore inferiore,
guardate qua la differenza e anche la tipologia di ghiera. Questa non è unidirezionale, ma una ghiera libera, mentre questa ha gli scattini, però è bidirezionale. È bidirezionale, no? Perché è una ghiera anche con i tempi di decompressione. Ah, giusto, ecco, interessante. Quindi è... Perché normalmente i diver duri e puri hanno la ghiera unidirezionale. No, quello è proprio un vero strumento per immersione. Quindi la ghiera, i tempi di decompressione e ovviamente il dot luminoso. Certo, certo. Sì, cosa che in teoria aveva anche questo, poi chiaramente un quadrante trizio e ormai il dot luminoso è andato a farsi benedire per quanto riguarda la luminosità. Comunque entrambi muniti di un bel Tropic, vetro plexi per quanto riguarda il Vetta, e mentre questo Aquastar è un vetro zaffiro che però va a simulare un po' l'effetto del sì, plexi, come sì, offre il calore e la distorsione di un plexi, anche se è uno zaffiro con trattamento antiriflesso che però a causa del quadrante che è grigio soleil qualche riflesso lo lascia comunque però. Sì, sì, mentre in questo caso avendo un vero e proprio plexi, diciamo che nel caso in oggetto di un vintage come questo la distorsione forse dava più fastidio che piacere. Oggigiorno si sono invertite sì, un po' le cose. Diciamo che si ricerca la distorsione delle volte più che... per fare questo effetto vintage, mentre una volta forse era maledetta. Molto bene, con questa siamo al termine della puntata. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia con questo Aquastar orologio che non si vede molto spesso. Ciao a tutti, e alla prossima!